Ciao ragazzi, sono venuto sul Monte Barro, sono appena sopra l'eremo dove finisce la strada con la mountain bike. Eccola. Prima uscita dopo penso 6 mesi che non prendevo la bici per uscire, nel senso che ho fatto i rulli ma non ho mai fatto bici diciamo su strada. E oggi purtroppo non è bellissimo il tempo, però il panorama è sempre bello. Il posto è meraviglioso, come potete vedere. Spettacolo. Sono venuto qui perché ho trovato una traccia interessante di discesa che dicono sia il sentiero della cava e voglio provare a farla, quindi adesso vi godete tutta la discesa. Speriamo. Ciao. Ok ragazzi, pronti per la discesa. Sarà il primo pezzo su asfalto e poi speriamo che sia un sentiero interessante. Prende la strada. Probabilmente lì. Ah, ecco, probabilmente questa. Cambio super durissimo. Okay. Spero che sia questa. Sono gli scavi archeologici. Quarantamente devo girare a destra. Capisco.
mi dice che devo girare, ma dove? Ok, era prima, era lì che dovevo girare, ecco qua. Bastava zoomare un po'. Ok. Eccola lì la strada che l'ho vista. Allora adesso devo fare una cosa che adesso ricordo perché avevo smesso di usare i vetri sul Garmin, perché crea un riflesso che diventa impossibile. Mettiamolo in tasca dietro, non lo mettiamo, diventa impossibile guardare quello che dice il Garmin con quei vetri lì. Ecco perché avevo messo le pellicole, adesso andrò a rimetterle. Adesso dritto e poi di là. E poi sì. Ma è bello quando comunque sperimento nuovi sentieri, è sempre bello. Eccoci. In questo caso speriamo che sia pedalabile, perché se non è pedalabile diventa un po' noiosa la faccenda. Ecco qua, era fattibile, bisogna solo avere un po' più di coraggio. Anche se diciamo che non sono i miei sentieri questi, per niente, questi passaggi qua, dopo 6 mesi che non vado in bici, non sono proprio i miei. Adesso a sinistra, c'è a sinistra, questa scala eviterei di farla, anche per evitare di rovinarla. Forse c'era un altro pezzo che si poteva fare per evitare la scalinata. Però diciamo che questi non sono sentieri da bici, quindi evitiamo di rovinarli passando in bici, così evitiamo anche di farci odiare da tutti gli altri frequentatori della montagna. Quindi eccoci. Wow, bello.
per ora mi piace molto. Questo sentiero potrebbe essere interessante anche a farlo a salire quando avrò un po' più di gamba. Scassato, eh? Porco cane. Arriva con le macchine, non lo sapevo neanche che si poteva arrivare con le macchine qua. Adesso vieni qua. Bello.
sono curioso di vedere dove arriva questa strada, perché non la conoscevo proprio. Ho capito. Bene ragazzi, finito anche questo giro. Spero vi sia piaciuta la discesa. Io mi sono divertito un casino. Due pezzettini dove non sono sceso in bici. Probabilmente, anzi sicuramente riesco a farlo anch'io senza problemi se vengo un'altra volta, quindi top. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, pollicione in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così vedete tutti i video che posto. E condividete il video, scrivetemi nei commenti qua sotto cosa ne pensate del giro. La traccia la trovate sul mio profilo Garmin Connect. Ciao, alla prossima.